Radio Più presenta Il gioco dell'amore. 10 passi verso la felicità di coppia con Robert Shaib. L'amore di amicizia. L'amore di amicizia, in greco filia, è una via di mezzo tra eros e agape. È questo tipo di grazia che chi trova, la Bibbia ci ricorda, trova un tesoro. Di essa scrive magistralmente Friedrich Nietzsche. Ebbene esiste, qua e là sulla terra, una specie di prolungamento dell'amore, nel quale il desiderio cupido che due esseri provano l'uno per l'altro fa spazio a un nuovo desiderio, a una nuova concupiscenza, a una sete superiore comune, quella di un ideale che sorpassa entrambi. Ma chi conosce questo amore? Chi l'ha vissuto? Il suo vero nome è amicizia. L'amicizia non è solo prolungamento dell'amore, è anche la sua premessa e la sua palestra. Nell'amore di amicizia impariamo ad amare gratuitamente. E quale vero amore non è gratuito? Tanti vorrebbero trovare buoni amici, ma pochi sono disposti a esserlo. Eppure, i buoni amici li troviamo, a volte li suscitiamo, quando siamo noi per primi buoni amici. L'amicizia è un ottimo spazio per esercitarsi nella capacità dell'esodo dell'amore, dell'eccentrismo dell'amore. L'amore non è una questione legata soltanto all'oggetto da amare, ma è un'attitudine, una disposizione che si esercita e si migliora. Bisogna diffidare di chi ama soltanto un'unica persona o un unico gruppo di persone, disinteressandosi totalmente di qualsiasi altra creatura nell'universo. L'amore non sgorga solo da un oggetto d'amore, ma è un'attitudine del soggetto che ama. Chi, in attesa di questo fatidico oggetto, non si esercita ad amare, è simile a un appassionato di fotografia che non scatta nessuna foto in attesa del panorama perfetto. Chi non si esercita nell'amore amerà l'altro come un prodotto di consumo, come un tappabuchi della sua incapacità di amarsi, perché non si è allenato nella palestra dell'amore. La filia, l'amore di amicizia, è uno spazio che ci permette di esercitarci, di metterci in piedi, affinché possiamo incamminarci verso una relazione erotica sana, cosicché non vivendo da solitari e marginati, ma in una comunione bella di amicizia, non siamo affamati di relazioni intime e non confondiamo il bisogno di compagnia con l'amore, come fa l'assetato nel deserto, vedendo acqua in ogni miraggio. Chi vive un'immensa solitudine si innamora anche della propria ombra. L'amicizia ci salva dai colpi di fulmine sbagliati. La vita di amicizia, fatta di incontri che generano altri incontri, diventa anche uno spazio ottimale per conoscere persone e magari incontrare la persona con cui costruire un progetto comune d'amore. Incontriamo l'amore a volte proprio quando smettiamo di cercarlo affannosamente e ossessivamente. L'amore non sempre si trova perché cercato. A volte, spesso direi, ci raggiunge e ci sorprende con un'alterità che piomba dal cielo improvvisa, un'alterità che non abbiamo potuto immaginare, né così bella né così diversa, un'alterità che incontriamo non nel nostro terreno né nel suo, ma in un terreno comune nuovo, il terreno del noi creativo dell'amore che dobbiamo osare, osando essere anche l'altro.